Allora, inneschiamo la rinicola, ci sono vari metodi, diciamo. Io personalmente, ovviamente si mette un po' d'acqua nella scatola, poi si prende un verme dalla testa e lo si mette nella sabbia. Così facendo praticamente prende del peso ed è più facile innescarla. Si parte dalla testa, si buca e poi con molta delicatezza si innesca.